Buongiorno a tutti, io sono Mara Bisio e sono Technical Sensei Specialist in Active Box. Buongiorno a tutti, Daniela Ronchetti, Chief Innovation Officer in ActiveBox. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per la partecipazione numerosi e darvi il bentrovato con i nostri webinar. Abbiamo terminato il 16 dicembre del 2020, vogliamo lasciarlo alle spalle e ricominciamo questo 2021 con delle nuove idee che vi spiegheremo magari al termine del webinar. Quest'oggi, come avete visto anche voi dalla pubblicità che abbiamo fatto su LinkedIn e sulla nostra newsletter, parleremo di vitamine, quindi degli ingredienti sicuramente innovativi. Alcuni più conosciuti, altri sicuramente meno, con tantissime proprietà idratanti, illuminanti e anche attività lenitiva. Se anche Dani è d'accordo, inizierei magari a parlare un po' di più di quello di cui parleremo, quindi dei prodotti senza andare troppo nel dettaglio. Come avete visto Certo. da LinkedIn, tratteremo prodotti come le TVC e la vitamina C tetrae, quindi in questo caso vitamina C idro e liposolubile. Un retinolo like, quindi un bioretinolo, e vi mostreremo perché possiamo definirlo bioretinolo. Vitamina B9, quindi acido folico, in questo caso acido folico stabilizzato tramite un processo fermentativo, e vitamina D3 like. Anche qui vi mostreremo proprio perché vitamina D3 like. Mi è già comparsa forse una domanda, non lo so se qualcuno ha scritto qualcosa, se ci sono delle domande, esatto, non mi sono dimenticata di dirlo all'inizio, potete scrivere nella dashboard nella sezione domande, se non ci sentite bene avvisateci. Che vogliamo sapere appunto se riuscite a sentirci bene oppure no. E per qualsiasi domanda, comunque potete scriverci qua direttamente o poi dopo nelle mail. Alla fine, anche questo mi sono dimenticata, troverete un brevissimissimo questionario. Quindi, se lo compilate, può aiutare anche noi poi a darvi un servizio migliore e a migliorarci sempre di più durante i nostri webinar. Non so, Dani, se vedi che è cambiata la slide o. Ora sì, ora sì, Ok, sì, abbiamo un c'è po' un di piccolo delay. ritardo. Esatto. Esatto. Beh, la comunicazione si vede che siamo lontani. Allora, questa è una prima slide per introdurvi un pochino l'argomento delle vitamine che posto occupano nello skincare. Innanzitutto, questa è una slide che vi dà un'idea di quello che si prevede sarà il futuro del skincare market a livello globale. Come vedete, qua sono riportati gli anni dal 2012 al 2025, quindi una previsione, per i prossimi 4 anni. Come vedete, c'è una crescita che direi essere lineare, questa è la previsione. Nel 2025 si prevede di arrivare fino ai 189,3 billion dollars per il global skincare market. Ora siamo con un 2020 chiuso ai 148,3. Questa è una alcune notizie insomma che sono pubblicate su statista.com. Mara, puoi andare alla prossima? Sì. La prossima slide è quella che vi dà un'idea di quelle che sono invece i trend delle vitamine, nel senso che le vitamine ricoprono un ruolo importante all'interno dei prodotti cosmetici richiesti dai consumatori. Infatti vedete subito dal titolo Consumers are looking for vitamins. Questo perché sono state fatte diverse valutazioni su quelle che sono le opinioni dei consumatori su determinati prodotti contenenti vitamine e quelle che sono le ricerche dei consumatori nel contesto delle vitamine. Qui ci sono diverse fonti per diversi dati. Come potete vedere, tra i tre ingredienti, top three ingredients, come vedete citato nella prima parte, abbiamo vitamina C, echinacea e elderberry. Questo nel periodo gennaio-marzo 2020. Poi abbiamo una serie di altre valutazioni che riguardano quelle che sono le citazioni positive legate alle vitamine in generale per il fashion skincare e vedete che nel gennaio 2020 c'è stato un incremento del 670% rispetto allo stesso mese nel 2019 e nel febbraio 2020 un aumento del 334% rispetto all'anno precedente. Comunque vitamina C, acido ialuronico, retinolo e niacinamide sono gli ingredienti che vengono più ricercati, che hanno visto veramente una crescita molto importante. Nello specifico, fra tutte le vitamine, direi che appunto la vitamina C è quella che ha visto una crescita forse più forte, con un incremento del 101% già iniziato nel 2019, che sta crescendo sempre di più.
Considerate che per quanto riguarda le ricerche da parte dei consumatori settimanali di gennaio-marzo 2020, abbiamo un numero che in media è di 306.000 questo settimanalmente, quindi insomma un certo numero di ricerche sono state fatte, quindi vuol dire che il consumatore è effettivamente interessato a questo tipo di prodotto e di conseguenza all'industria cosmetica. Prego, Mara. Sì, infatti ditemi se vedete poi cambiare la slide oppure no, io comunque continuerò a parlare. Come tutti sappiamo, il lockdown ha un po' cambiato la vita e la quotidianità di tutti, portando appunto ad una nuova normalità e soprattutto andando a far crescere e a cambiare totalmente poi una beauty routine che tutti avevamo, ma ovviamente che eseguivamo in maniera differente per le tempistiche ovviamente più ridotte che potevamo dedicare alla cura per noi stessi. Infatti il tempo è aumentato tantissimo. Vedo la domanda, scusate, io la slide cambia regolarmente. Ok, grazie mille. Grazie per Perfetto. avvisarci anche di questo, perché almeno noi sappiamo da parte vostra se vedete tutto in maniera corretta. Qui vi elenchiamo comunque i passi fondamentali di quella che è una beauty routine che tutti dovremmo in realtà praticare quotidianamente, mattina e sera. Cleanse, quindi sicuramente la detersione per quanto riguarda, soprattutto in questo caso si tratta del viso. Treat, quindi applicare dei prodotti che possono essere anti-age, antiossidanti o comunque andare a trattare la problematica che caratterizza di più ciascuno di noi, e poi l'idratazione, che è sicuramente uno degli step fondamentali. Quali sono le quattro comuni problematiche che in realtà toccano poi un po' tutti noi? L'acne sicuramente, che troverete anche uno dei trend che sta andando sempre di più, causata proprio dallo sfregamento delle mascherine che tutti dobbiamo comunemente portare anche quando ci troviamo in ufficio, nei supermercati, insomma ormai ci fanno compagnia in ogni situazione. L'uniformità di colorito, uniformità di colorito che può essere data, come vedete poi anche nell'immagine sotto, da macchie causate da esposizione solare o in realtà da un invecchiamento o ancora da patologie che possono creare appunto una delle discromie. E poi le rughe, rughe che possono essere a seconda dell'età e delle problematiche più o meno profonde. Proprio per queste quattro diverse problematiche siamo a presentarvi, ad introdurvi quattro tipologie di vitamine che il portfolio di ActiveBox vi fornisce, che hanno appunto, che sono considerate la soluzione per queste problematiche. Quindi la vitamina C, che noi vi presenteremo appunto in versione idrolipo, la vitamina D3, non spaventatevi, poi vi spiegheremo perché diciamo vitamina D3, ovviamente è un like, quindi è un agonista, vitamina B9, acido folico, e vitamina A, anche questo noi ovviamente parliamo di un bioretinolo. Esatto. Ok. Ok, non vedo ancora la slide, ma arriverà, eccola qui. Back to the roots, eccoci. Allora, questa è una slide solo per spiegarvi come nasce il nome delle vitamine e perché si chiamano vitamine. Questa è una curiosità che in realtà non sapevo nemmeno io, quindi insomma sono andata un po' a ricercare l'origine del termine, effettivamente molto interessante perché significa vitamine. Quindi abbiamo il reale significato, insomma, della parola vitamina, proprio quella di un micronutriente essenziale per il nostro corpo e per la nostra buona salute. Sappiamo ad oggi che le vitamine, una volta applicate a livello topico, possono avere una serie di effetti benefici, che sono poi quelli che introducevo un pochino Mara, nelle slide precedenti. Parliamo di attività anti-age, parliamo di riduzione dello stress ossidativo, parliamo di riduzione dell'eritema dovuta all'esposizione solare, riduzione dell'iperpigmentazione, controllo del sebo, quindi sono davvero dei prodotti che possono essere utilizzati a 360 gradi per tutta la cura della nostra pelle. Ecco, esistono però dei limiti nell'utilizzo delle vitamine. Abbiamo visto che sono dei prodotti bellissimi, poi vedremo nel dettaglio quali sono le proprietà delle varie vitamine che vedremo oggi, ma ci sono dei limiti. Questi limiti sono generalmente legati a problemi formulativi, quindi instabilità, solubilità e per alcune di queste anche dei side effects.
Motivo per cui in queste prossime slide vi presenteremo, Mara vi presenterà una prima idea, insomma, di quelli che sono i prodotti che tratteremo in modo che possiamo andare a risolvere quelli che sono i principali problemi legati alle vitamine. Quindi cerchiamo di focalizzare l'attenzione sui nostri benefit, evitando però appunto side effect o problemi a livello formulativo. Prego, Mara. Esatto, infatti mi ricollega a quello che hai detto tu, citando proprio una domanda che noi in maniera provocatoria abbiamo scritto, quindi siete preoccupati circa l'utilizzo del retinolo e dei retinoidi? Questo perché sappiamo che nonostante è un ingrediente che è molto utilizzato, molto ricercato, è comunque anche molto dibattuto per differenti problematiche e differenti side effect che può avere se usati in grandi concentrazioni per alcuni studi che ci sono a riguardo. Quindi Revinage è la nostra soluzione. Quindi è la nostra alternativa al retinolo. Alternativa perché? Perché è un agonista naturale, quindi di origine naturale, vi mostreremo dopo che è un estratto in CO2 supercritica, che va a legarsi esattamente agli stessi recettori nei quali si va a legare il retinolo, quindi va a dare degli effetti, ma effetti solo benefici, non effetti collaterali, con un molto efficiente profilo anti-age. Acido folico, quindi vitamina B9 in questo caso, senza problemi di instabilità, quindi per i formulatori non ci sono problemi in questo caso, grazie proprio grazie alla fermentazione che viene eseguita dal nostro fornitore Labio, che è esperto e che ha nel proprio portfolio solo prodotti biofermentati. In questo caso le versioni sono due, abbiamo B9 Vitapol, quindi il nostro acido folico con acido ialuronico, e VB9 Plus con invece un'aggiunta di acido glicerretico per avere un effetto brightening. Vitamin C for every need, perché sappiamo che la vitamina C è uno degli ingredienti più versatili e più completi a 360 gradi, perché ha un'attività antiossidante, antiglicazione, utilizzato per le scottature, come protettivo da blue light, in questo caso per il nostro prodotto, piuttosto che anti-pollution. Lo abbiamo disponibile da due case, quindi da due rappresentate diverse, in versione idro o in versione lipo. Vitamina D3 come un farmaco, non preoccupatevi, non stiamo parlando di un farmaco, sappiamo che la vitamina D si può utilizzare solo a livello appunto di farmaci. In questo caso è una vitamina D3-like e vi mostreremo dopo che è semplicemente un estratto che viene ottenuto diciamo dagli scarti del vino. In questo caso il nostro fornitore, il nostro partner Refila è di origine francese, quindi si tratta di un vino proprio bretone. E inizio subito con introdurvi il primo prodotto che si chiama Revinage, il nostro partner è Chemie Union, quindi si parla di Chemie Union, il nostro partner storico. È un prodotto del quale voglio insomma farvi notare le due cose importanti. La prima è Coserte Cosmos, quindi questo va a testimoniare il fatto che sia di origine naturale e che non abbia in realtà niente a che fare con il retinolo di origine sintetica. Percentuale d'uso dall'1 al 2% è un estratto in CO2 supercritica. Questo insieme a noi lo che definiamo il cugino, è uno dei best seller di Chemie Union perché ha anche differenti attività, principalmente in questo caso anti-age, antiossidante e anche con effetto lenitivo. Dal nome INCI potete vedere che appunto è costituito solo da ingredienti naturali, Bidens pilosa extract è proprio la nostra pianta che ha attività retinolo-like. Poi trovate palma, in questo caso cotone e lino. Esiste una versione, in questo caso non l'abbiamo sottolineato, che è senza olio di palma, quindi nel caso ci fossero problematiche, che si chiama Revinage VPO. I benefit sono quelli del retinolo, quindi ha un'attività paragonabile, simile a quella del retinolo, è antiossidante, anti-aging, attività lenitiva, va a creare un'uniformità di colorito, a migliorare diciamo la nostra firmness, quindi la nostra anche densità cutanea e riduce le rughe e le linee sottili. Di questo prodotto vi mostreremo in realtà solo alcuni test, non tutti, la presentazione sono circa 50 pagine, noi vi andremo a mostrare, diciamo, i test un po' più importanti. Quali sono però i pro e i contro della vitamina A? Sicuramente che è molto efficiente per il trattamento degli effetti dell'invecchiamento, photoaging, acne, psoriasi e anche altre problematiche, quindi in realtà causate da patologie. È anche uno tra gli ingredienti più utilizzati. D'altro canto, però, ci sono molti effetti collaterali che danno irritazione, fotosensibilità, teratogenicità, embriotossicità, insomma, come vi dicevo prima, è un prodotto molto discusso, senza contare che anche per chi formula, quindi non solo per il consumatore, ma anche per il formulatore, può dare molti problemi a livello di stabilità, soprattutto con la luce e per quanto riguarda l'ossidazione.
Vi faccio vedere in realtà ora adesso il test che secondo me è più importante per quanto riguarda proprio il capire perché viene chiamato bioretinolo. Allora, in realtà questa è la molecola che è contenuta, quindi che costituisce il nostro Revinage. Parto in realtà a monte. Il retinolo va a legarsi a due recettori differenti che si trovano appunto nella nostra cute, i recettori RAR e i recettori RXR. I recettori RAR sono quelli che poi causano, diciamo, sono a monte della cascata degli effetti collaterali che ha il retinolo, mentre invece gli RXR non sono quelli che sono appunto a monte della cascata degli effetti collaterali, ma sono solo precursori di effetti positivi, degli effetti benefici del retinolo. Sono stati effettuati proprio nel 2018, quindi in realtà, sono abbastanza recenti come test, dei test in silico, nei quali si è andata a verificare che effettivamente la nostra bide spilosa, quindi il nostro estratto che è standardizzato in fitolo, andasse a legarsi a questi recettori. Il fitolo, infatti, una volta che attraversa la nostra barriera cutanea, viene trasformato in acido fitanico e diciamo, il nostro acido fitanico va a fittare precisamente all'interno della tasca recettoriale del nostro RXR. In particolar modo si vengono a creare dei legami a idrogeno che qui sono rappresentati come gialli. Non so se riuscite a vederli, poi nella presentazione che vi invieremo si vedranno molto meglio. Tra appunto dei legami idrogeno tra gli atomi di ossigeno che sono all'interno della tasca recettoriale e il nostro acido fitanico che invece è in rosso e l'arginina 316. Questo per far capire che va precisamente a legarsi nel recettore del retinolo ed è per questo che è definito un retinolo-like. Un primo studio clinico, in questo caso 40 volontari, il nostro Revinage utilizzato al 2% e paragonato al retinol palmitate 0,3% 2 volte al giorno per 56 giorni. Si è andata a misurare esattamente il miglioramento della densità cutanea, quindi l'aumento della densità cutanea. Si può sottolineare, vedete che il Revinage è quello fatto con il beige un pochino più scuro, rappresentato da un beige più scuro. Inizialmente l'attività è paragonabile, anzi, ovviamente quella del retinol palmitate, specialmente a 42 giorni sulle forearm, quindi sul nostro braccio, è quasi migliore. Quello che io vorrei farvi però notare è che con l'andare del tempo, in realtà, il nostro Revinage è migliorativo rispetto al retinol palmitate, quindi è sicuramente migliore perché è privo di effetti collaterali. Qui un summary, quindi un summary di tutti i test che sono stati fatti. Aumenta del 17% l'elasticità cutanea per quanto riguarda il viso, aumenta del 25% la ridensificazione, riduce l'iperpigmentazione, riduce la rugosità facciale, c'è un bellissimo test, un primos nel quale si va a verificare proprio la profondità delle rughe, e anche del 28% appunto la profondità della ruga. Quindi, quali sono i benefit che dà le attività, dà gli effetti benefici come il retinolo, senza però avere problemi né di stabilità né di effetti collaterali? Va inoltre ad andare a ridensificare gli strati più profondi della nostra pelle e ha un'alta stabilità. Inoltre, ci sono anche dei test aggiuntivi per quanto riguarda l'Lip Care, quindi è un prodotto che può essere utilizzato anche all'interno di prodotti labbra perché va a ridurre proprio le rughe che si vengono a trovare e va ad aumentare l'idratazione perché aumenta il natural moisturizing factor delle nostre labbra. Le applicazioni, questo può essere utilizzato, essendo un estratto in ciodo supercritica, è lipo, quindi può essere utilizzato sicuramente in creme, lozioni, in gel non trasparenti proprio per il fatto che è lipo, sieri e oli per il trattamento. Deve essere incorporato nella fase oleosa a circa 85 gradi, quindi deve essere scaldato, è stabile a pH da 5,5 a 7, quindi in realtà i pH che sono classici per le nostre formulazioni, concentrazione d'uso 1 e 2 e il nostro INCI di origine naturale, come vi ho fatto vedere all'inizio. Perfetto. Ora parliamo di una vitamina diversa, parliamo di vitamina B9, quindi acido folico. In questo caso il partner con cui lavoriamo è Labio. Labio è un'azienda coreana, molti di voi la conosceranno, è un'azienda, come diceva anche Mara prima, specializzata nella fermentazione e il processo fermentativo è proprio quello che viene utilizzato per stabilizzare il nostro acido folico. In realtà esistono due derivati che Labio
produce sono VB9 Plus e B9 Vitapol, li vedete indicati nelle due parti di questa slide sopra e sotto. Ecco, in questa slide invece cominciamo parlando di B9 Vitapol. Abbiamo le strutture del nostro acido folico e la struttura di B9 Vitapol. Come sapete, la fermentazione è un processo che viene utilizzato per moltissimi scopi. Uno scopo potrebbe essere quello di semplificare molecole, quindi rendere molecole molto complesse in molecole più piccole, in modo che siano più facilmente assorbibili dalla nostra pelle, dal nostro corpo. La fermentazione viene usata per creare nuove molecole che magari sarebbero difficilmente producibili o in ogni caso sintetizzabili per via chimica o per altre vie. E la fermentazione invece in questo caso specifico viene usata per stabilizzare molecole. Ecco, il nostro acido folico in generale è piuttosto insolubile, difficile da stabilizzare, soprattutto perché il pH che richiede è un pH che deve essere al di sopra del 7. L'aggiunta invece tramite processo fermentativo, lo vedete nella parte centrale della slide, di un gamma poliglutammato, un polimero acidico, vi permette di avere una struttura con una solubilità molto migliorata e con stabilità in un range di pH più ampio, quindi dal 4,5 al 7, potete tranquillamente lavorare con questa materia prima. Ecco, questi sono i principali vantaggi che l'Avio aggiunge con questo processo fermentativo. Nella prossima slide vedrete delle immagini relative a dei clinici. Chiaramente, come dicevamo, non possiamo presentarvi tutti i dati disponibili per le varie materie prime che andiamo a presentare, vi presentiamo quelle che sono insomma i più rilevanti. In questo caso abbiamo un test anti-age effettuato con il 5% di B9 Vitapol applicato 2 volte al giorno per 1 mese su 10 volontari. E poi siamo andati a fare le valutazioni nella zona attorno agli occhi con un sistema di replica in modo che si possa vedere la profondità e la dimensione delle rughe. Questa è un'immagine per farvi capire come funziona il nostro prodotto e qual è il test applicato, e vedete un summary di quelli che sono le medie dei risultati ottenuti nella parte bassa della slide con un 27,8 di riduzione percentuale per quanto riguarda le rughe dopo 4 settimane con B9 Vitapol. Prego Mara, con la prossima. Sì, dovrebbe essere andata. Eccoci, allora, sì, è arrivata adesso. Perfetto, ora parliamo di un'altra applicazione di B9 Vitapol che può essere legata all'acne. Ecco, questa è un'applicazione particolare, particolarmente interessante, specialmente in questo periodo dove è uno dei principali concern, chiamiamolo così, da parte dei consumatori. Il test che viene effettuato è sulle porfirine. Sostanzialmente sapete che il processo di formazione dell'acne richiede diversi passaggi. Il primo passaggio è quello che ci sia un aumento di sebo. A questo punto abbiamo una facilità di infiltrazione di aumento per quanto riguarda proprio Nivaterium acnes, quindi abbiamo questa specie batterica che prolifera grazie alla presenza di sebo e genera porfirine. Ecco, nel suo processo di crescita fermentativa, scusate, di crescita cellulare, chiamiamola così, c'è la produzione di porfirine. Le porfirine sono quelle che poi andremo a misurare successivamente nel test che l'Abio ci propone. A questo punto la presenza di questi frammenti dovuti alla crescita del nostro Propionibacterium creano una sorta di ambiente, diciamo così, infiammatorio, quindi ci sono una serie di parametri infiammatori, di precursori che vengono ad aumentare a livello cutaneo, e questo crea la tipica problematica legata all'acne, quindi il segno legato all'acne, pimples. Nella prossima slide vediamo i risultati invece ottenuti con B9 Vitapol. Come vedete abbiamo nella parte di sinistra il prima e nella parte di destra dopo il trattamento con il 5% di B9 Vitapol 2 volte al giorno, 4 settimane, 10 volontari. Vedete chiaramente la differenza, forse sullo schermo è difficile capirlo, ma nella presentazione lo vedrete molto bene, c'è una differenza veramente notevole tra il prima e il dopo. Tant'è che viene misurata mediamente con un 83% in meno di protoporfirina. Ok. Perfetto, quest'ultima slide credo che stia per arrivare. Eccola qua. Ecco, questa è una slide riassuntiva, quindi vi dà un'idea di quelli che sono i nomi INCI, quelle che sono le caratteristiche del prodotto. Come dicevamo, è un prodotto fermentato, quindi lo trovate nel nome INCI come Bacillus folic acid ferment
filtrate extract. Abbiamo anche del sodio ialuronato all'interno della formulazione, acqua, butilendricole e 1-2 esanilioli. Abbiamo il nominci CFDA, come definizione abbiamo una forma di acido folico stabilizzata strutturalmente tramite fermentazione microbica, water soluble, e i benefit sono legati, abbiamo visto, all'antirughe, ma abbiamo anche dei test sull'anti-allergy, anti-porfirine, resistenza contro gli UV, idratazione, può essere usato quindi per diverse applicazioni, lo consiglierei principalmente per il face care, dal 3 al 5%. Ti lascio ora la seconda versione della nostra Grazie. vitamina B9 che vi presenterà Mara. Infatti, come Daniela vi ha accennato, ci sono due diverse versioni di vitamina B9. Diciamo che quella di cui vi sto per parlare io è un po' come se fosse un upgrade, viene chiamata infatti VB9 Plus, nel quale il plus sono effetti antirritanti e illuminanti. Illuminanti perché? Illuminanti dati dall'aggiunta di acido glicirrettico che, come sappiamo, ha un forte, potere schiarente. In questo caso sono stati effettuati come test in vivo, vi mostriamo come test antirritazione un patch a 24 ore effettuato sulle braccia su 10 volontari. Abbiamo del sodium lauret sulfato che è stato poi trattato con un 3% di VB9 Plus, con un 5%, quindi per vedere se c'è stata, diciamo, un'attività migliorativa a dose dipendente, con l'estratto di portulaca che si sa avere un'attività antirritante, antinfiammatoria, e poi ovviamente senza nessun prodotto per far vedere che tipo di arrossamento dà. Come potete vedere dal dato che trovate in fondo alla slide, l'88% dei volontari ha, diciamo, avuto come esperienza, quindi ha notato un effetto antirritazione grazie al nostro VB9 Plus. Brightening effect, in questo caso il VIV è stato condotto in una lozione che contiene il nostro VB9 Plus al 5%, 2 volte al giorno per 4 settimane, i volontari presi in considerazione sono stati 14. Qui si può vedere un semplice grafico, ovviamente poi nelle presentazioni totali, quindi nella presentazione poi singola del prodotto potrete vedere i dati anche in maniera più completa e più esaustiva, abbiamo anche tutti i report, 0, 2, 4 settimane, il nostro tono, quindi c'è stata un'uniformità di colorite, è migliorato del circa il 3,3% in 4 settimane. C'è stata anche una differenziazione in questo caso tra maschi 4,5% e femmine invece 2,6%. Come diceva Daniela, in INCI compare come prodotto, compare proprio il fatto che è stata applicata una fermentazione, quindi Bacillus Folic Acid Ferment Filtrate Extract. Anche qui abbiamo un INCI normale e un CFDA. La definizione è che una nuova versione, quindi come dicevo un upgrade del nostro B9 Vitapol, grazie all'estratto di liquirizia che è stato aggiunto, che dà un potente effetto antirritante e un effetto illuminante. Si presenta come liquido trasparente e qui in realtà possiamo vantare non solo gli effetti dei test che vi ho mostrato adesso, ma in realtà anche gli effetti che sono stati effettuati sul B9 Vitapol, perché di fatto il principio attivo, che è anche il nostro fermentato, è sempre lo stesso, ma è boosterizzato, possiamo definirlo, quindi antirughe, antiallergico, antirritazione, sempre sulle porfirine, illuminante, idratante e anche di resistenza contro i danni dei raggi UV, quindi non contro i raggi UV. Non è un filtro. Anche io, come Daniela, consiglio questo prodotto più che altro per face care, quindi un pochino meno body care. In questo caso la percentuale di utilizzo va dal 3 al 5%. Perfetto. Parliamo ora di vitamina C, eccola qui. Vitamina C che, come abbiamo detto, è una delle vitamine più ricercate, insomma, da parte dei consumatori. Abbiamo una serie di pro e una serie di contro, nel senso che la vitamina C sappiamo essere utilizzabile per moltissimi benefit, no? Quindi parliamo di attività antiossidante, antinfiammatoria, anti-age, riduzione delle macchie, protezione solare, idratazione, eccetera. Ma c'è un problema, il problema principale, per cui magari anche i formulatori stessi tendono ad evitare l'acido ascorbico, tal quale, che è l'instabilità e la sensibilità all'ossidazione. Motivo per cui, bisogna chiaramente direzionarsi su alcuni derivati che sono stati poi studiati da diverse aziende. Corum propone un derivato specifico che è l'etil ascorbic acid. Non so, Mara, se hai già girato la slide.
Ok, allora arriverà. Esistono tanti altri derivati, oltre all'ethyl ascorbic acid, che appunto propone Corum, che è quello che vedete rappresentato in verde. Gli altri derivati sono di diverso genere. Diciamo che hanno tutti diverse caratteristiche. L'acido ascorbico tal quale è chiaramente quello più naturale, è sicuramente una molecola molto potente, motivo per cui la vitamina C è un focus importante per l'azienda cosmetica, ma facilmente si ossida, e è molto vulnerabile per quanto riguarda sia la temperatura che le condizioni di luce, eccetera. Quindi da qui nascono poi i derivati idroliposolubili. Vedete l'ascorbil palmitato, per esempio, è un liposolubile, che ha però dei limiti, perché per esempio non va a dare boosting del collagene, mentre l'acido ascorbico lo fa ed ha una penetrazione piuttosto difficile, ecco, piuttosto complicata. L'altro prodotto che vedete è MAP, magnesio ascorbil fosfato, questo è un idrosolubile, è in grado di boosterare il collagene, quindi aumenta il collagene, ha un'attività anti-age, ma anche esso ha problemi a livello di penetrazione, quindi di biodisponibilità. Poi abbiamo un altro derivato che è piuttosto interessante anche perché la nostra Corum spesso e volentieri confronta l'ethyl ascorbic acid con quelli che sono gli altri derivati sul mercato, anche a livello di test clinici, di stabilità, eccetera. Quest'altro derivato è la 2G, che è il derivato glucosidico della vitamina C. In questo caso, essendo un glucoside legato alla nostra molecola della vitamina C, abbiamo un peso molecolare piuttosto alto, e questo crea alcuni limiti riguardo alla permeazione, ma anche riguardo alla percentuale di vitamina C effettivamente presente all'interno della 2G, e ha un'attività per quanto riguarda la tirosinasi più bassa rispetto all'acido ascorbico e necessita di una metabolizzazione prima di poter rilasciare la vitamina C. Tornando invece al nostro derivato, quello di cui parliamo oggi, che è un derivato etereo dell'etil, quindi etil ascorbic acid, ETVC, ha una serie di proprietà che sono tutte quelle dell'acido ascorbico, quindi abbiamo tutti i benefit della nostra vitamina C, siamo in grado di boosterare il collagene, siamo in grado di ridurre le macchie a livello cutaneo, eccetera, ma è anche molto biodisponibili, quindi ha una permeazione molto più alta degli altri derivati. Prego Mara. Ecco, vediamo qui la struttura della nostra ETVC. Come vedete nella parte destra della slide abbiamo l'immagine dell'acido ascorbico e quello che è il nostro gruppo etilico legato alla struttura della vitamina C. Come vedete è un gruppo molto piccolo, molto poco ingombrante, quindi questo permette di avere un tenore di vitamina C più elevato all'interno nel nostro prodotto e anche una permeazione più elevata, come dicevamo prima. Si tratta di un prodotto molto puro. Questo perché Corum è sempre molto attenta alla purezza dei prodotti, alla qualità dei prodotti. Qui abbiamo un 99% minimo con una polvere idrosolubile, cristallina bianca. Il pH di utilizzo deve essere tra il 3,5 e il 5. Questo è molto importante per tenere la nostra vitamina nelle migliori condizioni formulative possibili. Per quanto riguarda i benefit, come dicevamo, ne ha tantissimi, quindi i test a supporto che Corum ci fornisce per questo ETVC sono veramente moltissimi. Parliamo di photoaging, parliamo di antiossidazione, parliamo della melanogenesi, la riduzione di dark spot, scavenging, attività antinfiammatoria, anti-blue light e anti-pollution, protezione solare, stabilità ovviamente è un punto principale. E poi abbiamo due benefit che sono addirittura brevettati, che sono il boosting dell'acido ialuronico e l'aumento dell'idratazione, quindi delle funzioni di barriera. Qui vediamo uno dei test più rappresentativi, insomma, della nostra vitamina C con questo in vivo Sun Protection Study. Sostanzialmente abbiamo l'immagine di due volontari, volontario 1 e volontario 2. Il volontario 1 ha una pelle caucasica, mentre il volontario 2 una pelle asiatica. Sono stati sottoposti a irradiazione. La prima riga è costituita da solo il controllo, quindi la nostra irradiazione. La seconda riga è costituita da una crema con filtro ma senza l'ETVC e l'ultima in basso è invece con l'ETVC. Come vedete c'è una riduzione notevolissima dell'eritema dopo l'esposizione solare sia nel volontario 1 che nel volontario 2. Addirittura il volontario 2 che ha una pelle meno reattiva di suo perché è una pelle asiatica,
vedete che è totalmente sparito il segno di eritema. Ok. Quest'altro test invece riguarda il brightening. Ecco, qui abbiamo una diversa valutazione. Sono state valutate 20 donne asiatiche dai 25 ai 40 anni col 2% di ETVC in una crema e andiamo a vedere la capacità illuminante. Mi soffermerei sul grafico, che è quello che vedete lì in basso, con un 4% di incremento per quanto riguarda questo individual typology angle, che è un parametro per valutare il brightening a 28 giorni dopo il trattamento con i nostri ETVC. Eccoci qua. Infatti, grazie Dani. Invece io mi occuperò della parte un po' più anti-aging del prodotto, quindi se per adesso abbiamo visto alcuni test che sono stati effettuati per quanto riguarda l'attività antinfiammatoria, soprattutto in diciamo da irritazione da raggi UV, io vi mostrerò invece questo test in vivo che è stato fatto su 20 volontari, ovviamente di sesso femminile in questo caso, tra i 30 e i 55 anni, quindi in realtà un range d'età molto ampio, una crema con il 4% di ETVC. Che cosa è stata analizzata? È stata analizzata la ruga dal punto di vista di determinate caratteristiche, quindi non solo la profondità, che la trovate come ultimo dato, ma anche la lunghezza media e anche appunto la profondità e l'area totale. Dove vedete ovviamente la prima riga dei due differenti volontari è il nostro basale e vedete ovviamente senza applicazioni, quindi giorno 28, giorno 56. Dove notate il colore verde? Il colore verde va a segnare la nostra ruga, quindi più è profonda e più è grossa la ruga, più ci sarà colore verde, quindi si vedrà appunto un'area più colorata. Ovviamente con l'andare dei giorni, quindi con l'aumentare delle applicazioni di ETVC durante le nostre giornate, vedete che il verde mano a mano va a sparire, proprio perché le nostre rughe vanno a diminuire in area, in lunghezza e anche in profondità. Ovviamente quantificatelo, potete vedere qui dal grafico, meno 19,6, meno 11,8, meno 6, meno 2,2. Invece, quello che diceva prima Daniela, parlando dei derivati, di altri derivati della vitamina C che vengono utilizzati molto da Corum per fare dei test in paragone, quindi per far vedere perché effettivamente il nostro derivato è meglio, quindi perché il nostro derivato etilico è migliore sotto diversi aspetti, quindi non semplicemente per i test, ma in questo caso anche per la penetrazione. Il test è stato fatto con l'ascorbile glucoside, quindi con un derivato della vitamina C glucosidico. In che modo? Semplicemente sono stati utilizzati dei piccoli pezzi di epidermide umana ricostruita che sono molto simili poi effettivamente alla struttura della nostra epidermide per andare a verificare l'assorbimento percutaneo. In questo caso possiamo vedere come l'ETVC all'interno di due differenti formulazioni ha una miglior penetrazione, quindi sia all'interno di una soluzione, che in realtà vuol dire di base che può essere, è più facile che sia più biodisponibile, quindi potete vedere che all'andare, allo scorrere del tempo, all'aumentare del tempo, la penetrazione percutanea aumenta, quindi inizia che è molto simile a quella dell'A2G per poi migliorare con diciamo, lo scorrere del tempo, mentre invece al 2% all'interno di una crema l'attività è sempre migliorativa. Quindi in questo caso non si parla solo di un miglioramento dal punto di vista dei test dell'efficacia, ma anche proprio della penetrazione all'interno della cute. L'altro punto forte, che è stato già citato andando a parlare di purezza, rappresenta proprio la stabilità. Quindi tutti i formulatori, quindi chi lavora in azienda, sa quanto è difficile poter ottenere un prodotto stabile se all'interno contiene la vitamina C. Questo perché? Perché sia con il calore, con la temperatura, sia per la luce, quindi con i raggi solari, è un prodotto che tende ad ingiallire molto molto facilmente. I test che sono stati effettuati in realtà qui sono al 2%. Chi è già venuto ai nostri eventi
o le persone che hanno già avuto modo di incontrare i nostri referenti in quorum sanno, questo perché loro hanno sempre dei campioni dietro, che si possono formulare sieri con il 10 o il 20% di ETVC che non ingialliscono nel tempo, o perlomeno fino anche a un anno riescono ad essere decisamente molto stabili. Qui vediamo quindi il nostro ETVC paragonato alla vitamina C classica, all'arbutina, al nostro derivato ascorbil glucoside, come varia nel tempo. Quindi sicuramente dopo un mese vediamo che a 45 gradi senza un buffer subisce un leggerissimo ingiallimento, ma paragonato ovviamente agli altri prodotti è totalmente diverso. Invece sotto la luce del sole il prodotto si mantiene completamente intatto senza un buffer, quindi questo è fondamentale. È un prodotto in realtà molto semplice da formulare, non ci sono grandi appunto problematiche, è molto stabile nel tempo. Abbiamo anche poi tutte le formulazioni che Corum mette a disposizione per quanto riguarda le formulazioni dove è inserita percentuali molto elevate. Come vi dicevamo, poi ha attività di ogni tipo, quindi anti-aging perché previene il photoaging, antinfiammatorio, protettivo del DNA, è un antiossidante ovviamente come la vitamina C è, ha anche un'attività sbiancante perché inibisce la melanogenesi e migliora diciamo, l'illuminazione del viso. Va a ridurre i dark spot, quindi le nostre macchie, e a uniformare il colorito della nostra pelle, e sono stati effettuati dei test nell'ultimo paio d'anni, che riguardano anche la protezione dai danni che tutto ciò che è pollution, e anche la protezione da blue light. Questo perché sappiamo bene che specialmente nell'ultimo anno siamo stati tutti molto più diciamo, coinvolti in questa tipologia di problematica. È un prodotto brevettato anche perché è un booster, come diceva Daniela, dell'acido ialuronico. E va anche a aumentare e a creare balance, quindi equilibrio nell'omeostasi cutanea. Dal punto di vista regolatorio è compliant con il REACH, cioè China approved, ALA approved, quindi è utilizzabile anche dal punto di vista regolatorio in diverse tipologie di prodotti. Perfetto. Parliamo ora di un'altra vitamina, sempre vitamina C, ma con un derivato liposolubile, si tratta di vitamina C tetrae. In questo caso il partner che propone questa materia prima è Efila, Efila è un'azienda francese, come dicevamo prima, parleremo anche di un'altra vitamina che Efila produce. In questo caso abbiamo un prodotto quindi completamente creato, completamente prodotto in Francia. Si tratta di ascorbil tetraiso palmitato, è un derivato con un estere estremamente stabile della vitamina C. Vedremo ora quali che sono le attività, ecco, principali di questo prodotto. Come sapete, l'acido ascorbico deve essere formulato ad un pH di solito molto acido, quindi intorno al 3,5 anche di meno, questo per poter permeare a livello cutaneo e la massima assorbimento è comunque del 20%. Mentre l'ascorbil tetraiso palmitato non richiede un pH così basso, quindi questo significa che a livello formulativo certamente avrete dei vantaggi, ma dei vantaggi anche a livello poi di applicazione a livello cutaneo, perché un pH così acido potrebbe creare irritazione e altre problematiche. Tra l'altro l'ascorbil tetraiso palmitato ha anche una capacità penetrativa molto più alta di quella dell'acido ascorbico, quindi una biodisponibilità più elevata, e anche se utilizzato a dosi più basse, qua si parla addirittura del 25 volte più basse rispetto all'acido ascorbico, abbiamo dei risultati che vengono definiti migliori rispetto appunto alla vitamina C tal quale. Ecco, in questa seconda parte della presentazione sulla vitamina C tetrae abbiamo una rappresentazione di quelle che sono le attività principali. Parliamo di anti-aging. Allora, il nostro derivato innanzitutto è in grado di neutralizzare le sostanze reattive, il rosso, a livello cellulare, quindi chiaramente un'attività antiossidante, questa è chiaramente attesa dato che trattiamo un derivato della vitamina C. L'altro parametro che
viene valutato è il boostering del collagene. Allora, sappiamo come la vitamina C, l'abbiamo detto già dall'inizio, sia in grado di boosterare la biosintesi del collagene, perché è un fattore in prima istanza dell'idrossilazione della lisina e della prolina che vanno a dare la tripla elica del collagene. Questa è la prima attività. La seconda attività è quella proprio di stabilizzare, aumentare a livello di trascrizione, quindi di mRNA, il procollagene. Qui infatti vediamo nell'immagine sotto una immunoistochimica, sostanzialmente andiamo a visualizzare visivamente il nostro mRNA del collagene di tipo 1 in una biopsia con trattamento o non trattamento con ascorbil tetraisopalmitato. Vedete che nell'immagine A, quella di sinistra, abbiamo il trattamento con il nostro prodotto, nell'immagine B invece quella di destra il nostro controllo, quindi il placebo. Vedete la differenza di staining a livello proprio di mRNA del collagene. Qui abbiamo invece un'altra attività della nostra vitamina C tetrae, fotoprotezione e inibizione della melanogenesi. No, Mara, la prossima. No, siamo sì, tornati indietro di una slide. No, okay. L'avevo cambiata prima. Ok. Arriverà, perfetto. Allora, ecco, qua vediamo appunto quest'altra attività, nel senso che la nostra vitamina C certamente riduce l'eritema dovuto ad un'esposizione UVB e la presenza di sunburn cells, che sono quelle cellule che vanno, diciamo così, in una sorta di apoptosi quando sono sottoposte a un'esposizione solare. L'attività poi della vitamina C sull'attivazione dei melanociti è altrettanto nota, è un free radical scavenging, che è sostanzialmente una pathway coinvolta nell'attivazione dei melanociti. Mentre normalmente la vitamina C ha sì un'attività su questa pathway, ma comunque abbastanza debole, il nostro ascorbil tetraisopalmitato invece ha un'attività di lightening e di riduzione della melanogenesi, quindi parliamo di uniformità di colorite, riduzione delle macchie, molto più importante. Quindi questo è un po' il summary, diciamo così, per quanto riguarda le attività generali. Nella prossima slide, l'ultima, vi faccio vedere il nome INCI, che è appunto ascorbil tetraisopalmitato, ma può essere anche definito con l'altro INCI che trovate indicato sotto, quindi il tetraisildecil ascorbato. È un prodotto China compliant, da tenere presente quelli che sono i parametri, diciamo così, fondamentali a livello regolatorio per alcuni paesi, come per esempio il Giappone, dove è un quasi drug, si è usato al 3%, e deve essere dichiarato come whitening al 2% in Corea. Per quanto riguarda il prodotto, si tratta di un prodotto a livello di colore molto chiaro, quindi si parla di clear light yellow, non intacca assolutamente la formulazione finale, chiaramente va nella fase olio della vostra formulazione e può essere usato dall'1 al 3%. Ecco, questo è un po' per darvi un'idea di come funziona il nostro prodotto. Grazie Dani. Ok. Riesci a vederla? Ok, perfetto. Invece io adesso vorrei parlarvi dell'ultimo prodotto, che appartiene però sempre alla stessa rappresentata, quindi al nostro partner francese Efila. Come potete vedere, vitamina D3-Li, che è un prodotto brevettato, è uno stimolatore naturale delle proteine VDR, che sappiamo essere i recettori della nostra vitamina D, e in realtà viene definito come il miglior alleato per uno stile di vita moderno, e ora vi spiegherò meglio perché. Allora, eccoci qua. Allora, c'è una piccola spiegazione sul sistema della vitamina D. Quindi noi sappiamo che solitamente, innanzitutto la vitamina D e il sistema della vitamina D è coinvolto circa e regola circa il 3% del genoma umano. Sappiamo anche che una carenza di vitamina D può essere in realtà molto grave per diversi tipi di problematiche che poi possiamo avere a livello fisiologico, ma che si possono trasformare in vere e proprie patologie. Ad esempio,
esempio l'osteoporosi è un, diciamo, una patologia che, in cui il, diciamo, la pathway della vitamina D viene coinvolta tantissimo. Qual è il miglior modo per poter avere vitamina D? Allora, sicuramente l'esposizione ai raggi solari. Ma Efila, che cosa ci porta all'attenzione? Adesso la maggior parte dei medici, dei dermatologi, comunque veniamo costantemente bombardati dall'informazione che nel momento in cui noi usciamo di casa dobbiamo applicarci un SPF. È corretto? Da verificare, nel senso che esistono tantissimi integratori alimentari a base di vitamina D, ma da tantissimi studi scientifici si è verificato che i recettori che si trovano all'interno dello stomaco in realtà sono molti meno rispetto a quelli che si trovano sulla nostra pelle, senza contare il fatto che, appunto, essendo un integratore che viene ingerito, è poi anche soggetto a determinati tipi di meccanismi degradativi che avvengono all'interno dello stomaco. Quindi effettivamente quanta vitamina D poi noi riusciamo ad assorbire se ingeriamo degli integratori. Il miglior modo effettivamente è quello di riuscire a percepire, riuscire ad avere vitamina D direttamente dai recettori della nostra pelle. In che modo? Eccoci qua. Innanzitutto vorrei spiegarvi quali sono i diversi benefit, quindi che cosa, gli effetti, diciamo, positivi che la vitamina D ha sul nostro organismo e sulla nostra pelle. Sicuramente stimola una differenziazione, una proliferazione cellulare, aumenta un'immunità adattiva, va a regolare l'attività delle ghiandole sebacee, quindi permettendoci di produrre più o meno sebo. Ha un'attività fotoprotettiva, un effetto antimicrobico, cicatrizzante e va a regolare il ciclo del nostro cuoio capelluto, quindi in realtà il ciclo dei nostri follicoli piliferi. Qual è il prodotto che noi vi presentiamo oggi? Un vitamina D3 like, questo perché sappiamo che la vitamina D non può essere utilizzata in ambito cosmetico, ma solo in ambito farmaceutico, ma possiamo utilizzare degli agonisti della vitamina D. In questo caso, grazie ad un processo biotecnologico che è stato applicato dal nostro fornitore Efila su un estratto di vino, 100% ovviamente naturale, vegan e made in France, perché il vino di cui si tratta è un vino bretone, perché effettivamente il nostro fornitore si trova in Bretagna. Come facciamo a dire che la nostra vitamina D, quindi che la nostra vitamina D3 like, il nostro estratto di vino, è effettivamente un agonista della vitamina D? Andando a verificare la stimolazione delle VDR protein, quindi dei recettori che vengono stimolati come quando appunto siamo sotto i nostri raggi solari. Possiamo andare a vedere che con il nostro colicalciferolo, quindi con la vitamina D, la stimolazione è sicuramente massima. Con la vitamina D3 laica allo 0,1% però si ha comunque una stimolazione molto importante e anche allo 0,01%. Diciamo che il discorso è un po' simile a quello del Revinage, nel senso che anche il retinolo utilizzato a basse concentrazioni non ha effetti collaterali, però utilizzato ad alte concentrazioni effettivamente può avere degli effetti che possono diventare spiacevoli. Stessa cosa per il colicalciferolo, ossia ad alte concentrazioni in questo caso è molto tossico, quindi ok, è in grado di stimolare i recettori VDR, ma teniamo bene a mente che se utilizzati in alte concentrazioni può avere degli effetti collaterali. I test in vitro che sono stati effettuati in realtà qui riguardano principalmente un'attività antiossidante, quindi per quanto riguarda i radicali liberi, un'attività antinfiammatoria e la deacetilazione delle sirtuine, in questo caso che sono dei marker di longevità cellulare, utilizzato a diverse percentuali, 1,10 nel primo test, all'1% nell'attività antinfiammatoria e 1% per la deacetilazione delle sirtuine. Ovviamente, essendo un prodotto nuovo, questi sono dei test preliminari, verrà studiato sempre di più, quindi verranno effettuati sicuramente dei test maggiori per avere anche maggiori informazioni e per capire maggiormente come funziona questo ingrediente. Potete vedere dal nome INCI che si tratta di acqua, sodium citrato e poi il nostro attivo che è Saccharomyces Grape Ferment Extract, quindi è un estratto appunto dagli scarti del vino. È Cosmos Ready, China Compliant e Vegan Compliant, che sono un po' poi le richieste che vengono sempre più effettuate. In questo caso si tratta di un liquido che può essere dall'arancione al marroncino, è solubile nella fase acquosa e diciamo che la percentuale di utilizzo consigliata va dall'1 al 2%. Ricordate comunque che è un ingrediente brevettato, quindi significa che ha un'attività differente, quindi non può essere ovviamente paragonato a tanti altri prodotti che si trovano in commercio.
Perfetto, qua credo ci sia, arriverà a breve una slide riassuntiva, Io ci sono già. molto simpatica. Ecco, perfetto, è arrivata ora. Abbiamo parlato di quelli che sono i problemi a livello cutaneo all'inizio di questa presentazione e vi abbiamo detto quelle che sono le soluzioni relative alle vitamine. Trovate qui una sorta di summary, il che significa una correlazione tra quelli che sono appunto gli skin concerns e quelle che sono le soluzioni chiaramente nel contesto delle vitamine. Abbiamo il nostro Revinage che come vedete è sicuramente un ottimo prodotto per l'acne. Per Uneven Skin Tone, quindi ha una sorta di uniformità di colorito, e per quanto riguarda l'anti-age. B9 Vitapol viene indicato per l'acne, abbiamo visto il test sulle porfirine, e per quanto riguarda le rughe. VB9 Plus, che è la versione boosterata di B9 Vitapol, il nostro acido folico con l'estratto di glicirizza, è sia un prodotto antiacne che un prodotto in grado di ridurre le macchie a livello cutaneo, quindi gli Uneven Skin Tone, e viene usato anche per gli spot. Per quanto riguarda le TVC, abbiamo invece attività che sono relative al whitening, alla riduzione degli spot e alle rughe. Vitamina C tetrae, quindi il derivato liposolubile di EFILA, anch'esso con Uneven Skin Tone, Age Spot, Sunspot e Wrinkles. E in ultimo la vitamina D3 Lite di cui ci ha parlato Mara, dove focalizziamo l'attenzione sulle rughe e sulle fine lines. Ecco, questo ha voluto essere un po' un summary, visto che abbiamo parlato di tante vitamine, abbiamo parlato di tante attività, tanti test, e questo vi dà un'idea, insomma, di quelle che sono le attività principali legate ad ogni vitamina. Vi ringrazio per l'attenzione, vorrei ringraziare anche quelli che sono stati i nostri partner, quindi chiaramente questo è un webinar organizzato da ActiveVox, ma con l'aiuto di quelli che sono i nostri supplier, Chemi Union, Labio, EFILA e Corum, ci hanno aiutato in questa presentazione. E Mara vi lascerà ora con una breve summary su quelle che invece sono i prossimi appuntamenti e quella che è un po' il nostro planning per il futuro. Intanto vi ringrazio per l'attenzione. Mi accodo ai ringraziamenti di Daniela e ovviamente se qualcuno avesse delle domande, infatti mi è comparsa proprio qua. La vitamina C lipo è naturale? No, in realtà no, nel senso che è sintetizzata in laboratorio, quindi non abbiamo ancora questa tipologia di versione. Ecco. Sicuramente EFILA ci sta lavorando perché è una richiesta che sta ricevendo da anche altri clienti, però al momento quella che noi abbiamo disponibile non è di origine naturale, no, questo no. Infatti stavo appunto giusto per dire che se ci fossero delle domande inerenti ai prodotti che abbiamo presentato, nella dashboard potete farci delle domande, interessante, grazie. Anche i complimenti sono ben accetti. Grazie. No, infatti, se no, ovviamente poi la mia mail mara.visio@activebox.it e daniela.ronchetti@activebox.it. Il butilenglicole nella vitamina B9 è naturale? Allora, al momento no, viene chiesto anche questo, al momento no, nel senso che l'Abio ha altri ingredienti oltre alla BB9 Plus che contengono butilenglicole. Al momento non è di origine naturale, ma l'ultimo update che abbiamo avuto in realtà circa questo discorso dei conservanti solubilizzanti è stato a metà dell'anno scorso e stavano anche loro volgendo a un nuovo change. Probabilmente andando a cambiare il butilenglicole potrebbe cambiare la MOC o comunque potrebbe cambiare il quantitativo, però sicuramente è una richiesta che si può fare, anche perché Dani, correggimi se sbaglio, comunque l'Abio è molto aperta a poter creare prodotti anche ad hoc direttamente per i clienti. Assolutamente, Quindi certo. sicuramente si può chiedere, si può discutere. Per alcuni ingredienti è già stato fatto il change o perlomeno c'è una differente alternativa, per alcuni non ancora, ma nulla vieta di chiedere. Quindi se si è interessati, l'Abio è sicuramente aperta a questa tipologia di cambiamento. Vi ricordo prima di presentarvi un attimo che cosa ActiveVox ha pensato per il 2021, che troverete questo video sul nostro canale YouTube, quindi abbiamo rinnovato il nostro canale YouTube, lo pubblicheremo poi anche tramite LinkedIn, quindi ci troverete un po' attivi su tutte le piattaforme e troverete anche questa presentazione scaricabile sul nostro sito. Scusate, io continuo ad aprire qua.
Ah, grazie, ok, prego. Ora vi spiego un attimo di che cosa si tratta questa, diciamo, nuova idea di ActiveBox per riuscire ad essere sempre in contatto con voi, pur non potendolo fare fisicamente. Abbiamo deciso di organizzare, in base anche ai trend attuali, delle campagne per le quali noi andremo a promuovere, più attivi rispetto che ad altri. Questo non significa che gli altri non ci saranno, ma saranno tutti presenti. Cercheremo solo un po' di seguire, i trend che sono stati presentati. Diciamo che li andremo a spiegare in maniera più o meno abbondante a seconda appunto degli ingredienti che possono essere coinvolti nel trend. Quindi abbiamo parlato oggi di vitamine, che è sicuramente un ingrediente che ci è stato molto richiesto negli ultimi mesi. Parleremo il 17 febbraio di sun care, quindi andremo a introdurvi i prodotti di ActiveBox che possono essere appunto inseriti all'interno di queste tipologie di prodotti. Marzo per ActiveBox sarà il mese della clean beauty. In realtà Clean Beauty è un argomento ridondante, quindi ci sono tantissimi ingredienti di cui si può parlare. Vi parleremo di alternative al talco, di alternative ai siliconi e prodotti silicone free, piuttosto che di ingredienti naturali, che sono un po' più, diciamo, appetibili anche dal punto di vista marketing. Aprile, mese del make-up, quindi make-up e i trend che vanno in Corea, che è poi un po' il paese che detta un po' le leggi sul make-up e nuove tecnologie in campo di make-up. Maggio, sostenibilità e upcycling. Giugno, Home Spa e Blue Light, che in realtà ci interessano molto perché siamo costretti a stare molto in casa, e a luglio invece parleremo di capelli, quindi per quanto riguarda la crescita capello e il trattamento. Speriamo insomma di potervi tenere compagnia e cercare di tenere l'attenzione alta su tutto ciò che offre il nostro portfolio. Probabilmente intermezzati tra un webinar e l'altro ci saranno degli eventi organizzati dai nostri fornitori, perché ci saranno anche in assenza delle fiere a marzo, ci saranno comunque nuovi lanci dei prodotti. Quindi vi consiglio di restare aggiornati sui nostri canali, su LinkedIn soprattutto, sul nostro sito internet che è sempre aggiornato e adesso anche su YouTube proprio da poco. Vedo che c'è un'altra domanda. Ah no, grazie, brave. Ok, scusate. Grazie mille. Vi ricordo solo se potete farci la cortesia di compilare il brevissimissimo questionario che abbiamo fatto, nel senso che ci è molto utile cercare di capire, insomma, che cosa vi può interessare, che cosa vorreste, insomma, sentire, se ne avete già parlato, se state già usando questi prodotti. Insomma, per noi è molto utile. E quindi, insomma, grazie mille della partecipazione, siete stati tantissimi iscritti e anche tanti partecipanti, quindi vuol dire che il nostro lavoro sta funzionando e che lo stiamo facendo nella maniera migliore. Quindi sicuramente lo sapevo, Dani, c'è molto impegno dietro, c'è molta appunto. Certo. Chiedo scusa, ah, ok, perfetto. Comunque, ci siamo Ok. dilungate, io Dani ti ringrazio, ringrazio anche voi e per qualsiasi Grazie Mara, informazione grazie a comunque tutti. contattateci. Perfetto. Buona giornata, alla Buona prossima. giornata, alla prossima!